Buonasera a tutti i web spettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Open Market, Spazio Economia e Mercati, condotta da me, Alfredo Pauciulo, su Liberi TV, la TV online degli uomini liberi, come mi piace dire. Anche oggi, degli uomini inteso in senso generale, e quindi in particolare oggi delle donne libere. Un augurio. Quindi oggi apriamo un augurio a tutte le donne per questa festa delle donne, augurandoci di non doverla più festeggiare in futuro, non perché non vogliamo festeggiarla, ma affinché un giorno non ci sia più bisogno di ricordare questo, poiché la parità sarà un fatto conseguito. Bene, veniamo dunque a noi. Ci eravamo lasciati 2 settimane fa con i mercati che si trovavano in una situazione di bilico dove eravamo in periodo il venerdì prima dell'elezione, dove ci eravamo lasciati anche dicendo di fare attenzione alla situazione di pericolo che incombeva per il risultato elettorale. E difatti così è stato. La prima settimana, subito dopo le elezioni, vista la difficoltà a capire qual era la situazione, quale poteva essere la situazione governativa in Italia, i mercati, in particolare quello italiano e in particolare il cross euro contro dollaro, sono scesi abbastanza, tanto per quanto riguarda il cross euro dollaro, aver raggiunto il primo target che avevamo segnalato a 1,29, in area 1,29, cioè in particolare è arrivato fino ad 1,29,40, area che ancora oggi, a distanza di 15 giorni, ha ritoccato e sulla quale sta sostenendo il cross euro dollaro. Allo stesso tempo si è avuto una grossa debacle del mercato, di una certa sostanza, ed è arrivato fino a un supporto, a un sostanziale supporto verso i 15,3, per poi man mano nella settimana successiva recuperare seguendo un po' quello che sta succedendo sul mercato azionario statunitense. Infatti c'è stato, per quanto riguarda il mercato italiano, un recupero fino ai 16.200 punti di oggi, e a livello al quale ci troviamo di nuovo in una situazione in cui, a livello da cui potrebbero partire nuove vendite. Si segnala che questo recupero è avvenuto in linea con alcuni dati più o meno buoni venuti dagli Stati Uniti e che hanno consentito al mercato azionario americano di toccare il massimo storico di ogni tempo sul Dow Jones Industrial, sull'indice Dow Jones, e sfiorare di poco il massimo di ogni tempo sullo Standard & Poor's 500, che attualmente staziona a 1550 punti circa, rispetto al massimo storico di ottobre 2007, che fu fatto a 1576 punti circa di Standard & Poor's 500. Bene, datemi queste notizie puntuali sugli indici e sull'andamento delle ultime 2 settimane, bisogna analizzare un po', ecco, quello che sta succedendo. Cioè, da una parte abbiamo gli indici statunitensi sui massimi storici, con delle aziende che più o meno producono ancora utili, con un'America che è leggermente in crescita, gli Stati Uniti leggermente in crescita, ma una crescita che è contenuta rispetto a quello che è stato in passato e che riusciva a trainare il mondo intero. Alcune stime parlano di una crescita del PIL degli Stati Uniti per quest'anno dell'1,5% al massimo. Il che è evidente che, visto che in Europa invece non si aspettano crescite sostanziali del PIL, soprattutto per i paesi PIGS, per Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, mentre si aspetta sostanzialmente un zero PIL per la Francia e forse un mezzo punto percentuale di crescita per la Germania, è ovvio che quel semplice 1,5% degli Stati Uniti non può tirare avanti il mondo occidentale. Allora, come mai ci troviamo con gli indici statunitensi sui massimi? Beh, da una parte perché è vero che il PIL stenta a crescere o in altri casi non cresce affatto, anzi scende, ma c'è una redistribuzione della ricchezza in atto che va dalle piccole e medie imprese verso le grandi imprese, e questo verso le imprese multinazionali. E questo è molto più evidente negli Stati Uniti piuttosto che in Italia o nel resto d'Europa. E questo è ciò che spiega, insieme al fatto che i tassi siano bassi e ci sia molta liquidità, spiega l'appetito per il rischio e quindi sostanzialmente gli acquisti effettuati soprattutto sul mercato azionario statunitense. Però si affaccia all'orizzonte altre nubi,
Oggi sì, c'è stato il dato sulla disoccupazione statunitense che è stato migliore delle attese, ma è comunque siamo ancora un 2% sotto della forza, come livello della forza lavoro impiegata dall'inizio della crisi negli Stati Uniti. Cioè, nel 2007 negli Stati Uniti c'erano occupati rispetto ad oggi un 2% in più di occupati. E quindi il dato di oggi è vero che era inaspettato, nel senso c'è stato un recupero ulteriore di 230.000 posti di lavoro, ma è comunque ancora un recupero che è ancora in una zona recessiva. Quindi quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane, anzi probabilmente è più probabile proprio che accada un ribasso dei mercati piuttosto che un ulteriore rialzo, e per cui dalla settimana prossima potrebbe essere conveniente assumere posizioni, per chi fa trading stretto, ovviamente il trading una, due o massimo settimana o massimo un mese, assumere posizioni a ribasso sugli indici americani, e in particolare sullo Standard Poor's 500 e sui livelli di oggi attorno a 1550, con uno stop stretto a 1580 punti. Cioè, converrebbe per una questione di probabilità, tenendo conto del fatto che a nostro avviso i dati usciti, per quanto buoni, non possono nei prossimi mesi essere migliori di quelli attuali, salvo chiaramente doverci sempre smentire, potrebbe essere conveniente e con più elevata probabilità di profitto prendere delle posizioni al ribasso, tenendo presente però che se si dovesse andare al rialzo di oltre il 2% dal livello attuale, quindi superare il massimo storico, quello potrebbe essere un segnale molto forte di acquisto, per cui a quel punto bisognerebbe uscire dalla posizione allo scoperto. Io ritengo che sia difficile che accada, può accadere perché la liquidità in giro è tanta, perché i tassi di interesse sono molto bassi, e quindi in qualche modo i fondi speculativi, i fondi investimenti, i fondi pensione, ma anche gli investitori privati, in qualche modo hanno bisogno di avere rendimenti, di collocare il loro denaro in assets che in qualche modo diano dei ritorni positivi. E questo può, nonostante la situazione economica non sia ancora perfettamente rosea, potrebbe comunque ancora sostenere la forza degli stili. Riteniamo, come ho detto, improbabile questo scenario, o comunque quello meno probabile, per cui il consiglio è vendere gli indici americani, tenendo in considerazione questo stop a 1580 punti di Standard Poor's 500, e da lì converrebbe addirittura invece mettersi al rialzo con una grossa attenzione, poiché vuol dire che la liquidità starà guidando un ulteriore rialzo abbastanza sostanzioso, almeno nell'ordine del 10% al rialzo. Allo stesso tempo, il ribasso in questo momento potrebbe essere non un ribasso di lungo periodo, ma un ribasso di attesa proprio per i prossimi dati che potrebbero uscire, che indicazioni macroeconomici, che indicazioni potrebbero dare. Per cui magari ci può essere un ribasso dovuto a un rinfiatamento del mercato, almeno su quello statunitense, e quindi su quest'ultimo ribasso si potrebbe eventualmente rientrare sull'azionario per chi non l'avesse fatto ancora. E la nostra view vista sull'azionario, come abbiamo detto, nel medio-lungo periodo, da qui a massimo 10 anni, è positiva, salvo però, come dicevamo l'altra volta, che ci aspettiamo però prima di un recupero del ciclo economico che vediamo ancora lontano. Ci aspettiamo dei minimi importanti ancora sugli indici, specialmente su quello italiano, dove potrebbe esserci un minimo a 10 anni ancora da fare. Ma in qualsiasi caso gli asset azionari, così come i terreni e alcuni immobili, restano, nonostante la possibilità che siano dei ribassi nell'immediato o nel prossimo anno e mezzo, restano comunque gli asset preferiti su cui allocare risorse. Su cui allocare il proprio capitale. Dai debiti pubblici, nonostante ci sia stato anche oggi un recupero dello spread sui paesi in difficoltà, in particolare anche lo spread dell'Italia, oggi è arrivato a 300 punti rispetto al Bund tedesco, con un rendimento del BTP a 10 anni attorno al 4,60. Ciononostante, questa apparente calma non
non ci dà ancora quello sentore che il problema sia risolto. Anzi, se si vanno a vedere un po' i bilanci di tutti gli stati, compreso gli Stati Uniti e l'Inghilterra, ma in particolare se si vedono il bilancio degli stati europei, ivi compresa la Germania, e soprattutto quelli europei, proprio perché la BCE non ha per statuto la possibilità di fare il quantitative easing nel modo, o stampare moneta nel modo in cui lo stanno facendo gli Stati Uniti, il Giappone e l'Inghilterra, questo fatto può far sì che la mole di debiti pubblici in Europa e nel mondo, ma in particolare in Europa, e gli interessi che si pagano sullo stesso, può far sì che prima o poi il problema del debito pubblico assuma delle proporzioni molto più grosse rispetto a quelle che ha assunto finora dal 2010 in poi, da quando è iniziata la crisi del debito in Europa. Quindi, da questo punto di vista, assolutamente bisogna star fuori, a nostro avviso, dal settore pubblico e quindi dalle obbligazioni pubbliche, ma ripeto, non solo italiane, ma anche da quelle tedesche, francesi, inglesi e statunitensi. Anche perché, visti i rendimenti che danno sui 10 anni, non ne vale la pena rischiare magari per un 1,5% sul Bund, o che so, per un 1,30% sul dollaro americano, sul T-bill americano, rispetto ai rischi che si potrebbero correre di eventuali riscadenzamenti dei debiti o addirittura peggio di qualche haircut del debito. È chiaro che questi problemi sul debito, a mio avviso, si manifesteranno forse fra un po', da 6 mesi, non prima di 6 mesi, perché nei prossimi. L'anno prossimo in particolare, ma entro comunque la fine del 2015, ci sarà un ulteriore picco del debito pubblico come c'è stato inizio 2012, e in particolare questo picco, cioè di scadenzamenti dei debiti, ci sarà negli Stati Uniti e in Canada e quindi in alcuni paesi del Commonwealth e in parte in Europa. Quindi in questo senso ancora una volta l'indicazione è mantenere molta liquidità. Approfittare dei ribassi del mercato azionario, per chi non se la sente di andare al ribasso in questo momento, approfittare dei ribassi che ci sono e entrare man mano su azioni di società che hanno, come sempre stiamo dicendo negli ultimi mesi, che hanno quote di mercato o in paesi che riescono ancora a mantenere i consumi o che abbiano produzioni di beni o di servizi la cui domanda è abbastanza rigida rispetto al reddito. In particolare, come sempre stiamo segnalando, parliamo del settore dell'energia, settori che hanno grosse commesse pubbliche e che sono abbastanza, commesse abbastanza rigide rispetto anche ai bilanci degli stati, per cui bene o male debbono essere comunque mantenute. Allo stesso tempo aziende che commercializzano, o meglio ancora, se producono beni alimentari e così via. Il tutto sta ad acquistarli al momento giusto, cioè questo è un periodo storico in cui, oltre che lasciarsi guidare dalla probabilità che il mercato vada al rialzo o al ribasso, quindi piuttosto che farsi guidare dall'analisi quantitativa, come è stato invece profittevole più negli ultimi 10-15 anni, è molto utile lasciarsi guidare dall'analisi dei bilanci, e cioè vedere quando un'azienda raggiunge un prezzo tale che rispetto agli utili che ha prodotto sinora e che ha prodotto quest'anno e che si può stimare produca negli anni successivi, quel prezzo è tale che da rendere la convenienza ad acquistarlo, poiché il rischio di ribassi potrà essere ampiamente ripagato dai ritorni in termini di dividendi e utili staccati dall'azione delle società. E in particolare, volendo fare una media sul listino italiano, questo prezzo di convenienza, di grossa convenienza, si colloca, come dicevamo già 2 settimane fa, attorno ai 13.000 punti. Anche considerando che tutte le aziende italiane che sinora hanno cominciato a rilasciare i risultati per l'anno 2012 e le prospettive per il 2013,
ci aspettavamo, hanno leggermente in alcuni casi ridotto gli utili, in altri casi li hanno più o meno fortunatamente mantenuti allo stesso livello dell'anno precedente, e in qualche caso come Eni c'è stato invece un rialzo degli utili rispetto all'anno scorso, e anche su qualche azienda media capitalizzazione ci sono stati rialzi anche del 100%, ma sono casi isolati. E quindi in media il mercato dovrebbe più o meno per il 2013 le aziende del mercato italiano dovrebbero avere degli utili più o meno in linea con il 2012, salvo nella seconda parte del 2013 avere, diciamo, un sostanziale ribasso di media almeno del 5% degli utili. Ciò significa, volendo andare a punti in prospettiva anche al 2014, vederci ancora più nero, aspettarsi anche un 10% in meno di utili o anche un 15% medio di utili in meno nel 2014 rispetto al 2013, e considerando questo scenario, un ribasso verso i 13.000 punti di indice FTSE MIB 40 dell'indice italiano renderebbe molto conveniente da quel livello in poi entrare sulle azioni italiane, scegliendo quelle con i bilanci migliori. Diciamo che già se dovesse arrivare un ribasso fino attorno ai 14.000, potrebbe essere conveniente di cominciare a comprare qualcosa. Al di sotto dei 13.000, assolutamente, per chi ha molta liquidità, conviene entrare un po' alla volta, e se più c'è una discesa del mercato, più conviene entrare, mantenendo sempre almeno un altro 50% di liquidità non investita sull'azionario, perché siamo in un periodo storico molto particolare, per cui benché i fondamentali delle aziende a quel livello sarebbero altamente interessanti a quel livello di prezzo, ciò nonostante vi potrebbero comunque essere delle giornate o delle settimane in cui a crash di mercato potrebbero accadere a causa o di qualche fallimento di singole banche o qualche problema sui debiti dei singoli stati, per cui ribassi, questo si manifesterebbe con dei ribassi molto profondi sull'azionario nell'immediato, anche magari nell'ordine del 10%, e quelle potrebbero essere delle ottime occasioni di acquisto, quindi avere della liquidità a disposizione potrebbe essere cosa sicuramente utile. Nell'immediato invece, come dicevamo, il consiglio è di andare in vendita sull'indice Standard & Poor's a livello di 1550 di oggi, andare in vendita sempre sull'indice anche italiano, proprio sul livello di oggi, che è attorno a 16,2. Diciamo che al massimo anche per l'indice italiano ci aspettiamo un rialzo anche fino all'area 16,300-16,350. Quindi la strategia è andare al ribasso su questi due indici e mettere uno stop, cioè chiudere l'operazione ribassista se l'indice Standard & Poor's 500 dovesse superare 1580 punti, e allo stesso tempo chiudere l'operazione ribasso sull'indice italiano se dovesse superare i 16500 punti, e quindi siamo praticamente a un rischio di perdita attorno al 2% sui due indici. E da quei livelli mettersi al rialzo, perché ci sarà qualcosa che a livello di scenario sarà cambiato se c'è il superamento di quei livelli. Diversamente, se come pensiamo noi, si verrà nelle prossime settimane a prendere coscienza che almeno attualmente, per come sono messe le cose nel campo economico in Occidente, meglio di quel che si è fatto non si può, e quindi molte buone notizie sono già scontate nei prezzi, potrebbe invece più probabilmente, come dicevamo, avessi questo ribasso nei prezzi delle azioni, in particolare del nostro mercato, che in genere è più volatile di quello americano. Questo ribasso potrebbe prodursi in un maggior ritracciamento in percentuale dei prezzi. Questa situazione poi chiaramente ha i suoi riflessi anche sul cross euro dollaro, e come dicevamo oggi è arrivato di nuovo sul supporto a 1,2940. In caso di rialzo prima del ribasso di cui dicevamo, potrebbe arrivare di nuovo in area 1,3150-1,3170, ma da quel livello in poi converrebbe di nuovo a prendere posizioni in vendita, o anche ci potrebbe essere la convenienza di prendere posizioni in vendita appena vi sia una discesa decisa sotto il livello di 1,29.
segno questo che il cambio sarà abbastanza debole dell'euro rispetto al dollaro, per cui non è riuscito nemmeno ad avere un rimbalzo rispetto a quell'area che in realtà ha già avuto nel corso delle ultime 2 settimane, che potrebbe riavere, e a quel punto converrebbe vendere subito per proseguire verso il target, il prossimo target che indicavamo già 2 settimane fa, che è collocato attorno a 1,2680. Al rialzo stessa strategia operativa, sopra 1,3170, stoppare le posizioni al ribasso sul cambio e rimettersi al rialzo, segno che chi ha liquidità ha scelto di assumersi il rischio di andare ancora oltre nella prosecuzione del rialzo sia sul cambio che sugli indici azionari. Per quanto riguarda le materie prime, in particolare l'oro, vediamo che in queste ultime settimane, in particolare nell'ultima settimana, sta stabilendo un livello di mantenendosi a un livello di prezzo molto ristretto che va nella fascia 1560-1585. Bene, come dicevo anche 2 settimane fa, nonostante questo ci ha meravigliato, la posizione dell'oro si sta deteriorando a livello di indicatori statistici, non è ancora in area di ribasso, ma diciamo che entrare in questo momento sarebbe un po' più azzardato di quello che poteva essere nei mesi scorsi, anzi addirittura nelle prossime 2 settimane potrebbe prodursi un segnale di vendita di cui noi prontamente vi faremo partecipi attraverso qualche nostra trasmissione. Speriamo di no, per chi ha recuperato le posizioni al rialzo. In qualsiasi caso, rispetto alle nostre indicazioni, saremo più o meno di acquisto, a parte alcuni mesi fa, saremo più o meno sugli stessi livelli di prezzo. Ma se questo dovesse accadere, vuol dire che le aspettative economiche non sono tanto di una rottura del sistema, ma quanto di una volontà di in qualche modo di ricostruire un sistema nuovo a livello finanziario e della possibilità che un dialogo per rivedere il sistema finanziario e il sistema monetario si apra, ma allo stesso tempo la consapevolezza da parte degli operatori che ciò potrebbe comportare nel frattempo una deflazione e una depressione economica ancora più, una fase di depressione economica più prolungata di quello che ci si poteva aspettare all'inizio, così da consentire definitivamente dei nuovi accordi economici, così come fu con Bretton Woods nel 1945. Quindi c'è questo doppio scenario. 3 mesi fa c'era più la preoccupazione che il sistema potesse implodere senza che ci fosse una guida, oggi invece c'è più la sensazione che il sistema sì, può ancora implodere, ma c'è una volontà, in qualche modo sarà cambiato, in qualche modo i problemi dovranno essere risolti e venire al pettine, e non divenire al pettine, e ciò comporta un trasferimento di risorse verso le società private che fanno ancora utili, e allo stesso tempo porta aspettative di quantomeno di deflazione, di recessione prolungata dell'economia, che in qualche modo fa sì anche che si vada via dall'oro e da altri metalli preziosi. Ma dall'oro in particolare, poiché le posizioni abbiamo visto aperte al ribasso sui futures sull'oro nelle ultime settimane, sono state quelle più alte mai registrate negli ultimi anni. Sull'argento, sul platino e sul palladio invece siamo in situazioni molto più tranquille. E ancora ci preme di sottolineare una notizia arrivata alcune ore fa, che Fitch, la terza agenzia di rating per importanza a livello mondiale, ha ulteriormente downgradato il debito italiano. E questo ci fa pensare che effettivamente ci sia, dalla settimana prossima, inizino di nuovo i mantra di negativi, quindi tutta una serie di dati più o meno, magari non negativi, ma magari gli operatori di mercato per prendere profitto hanno bisogno di vedere in maniera più negativa ciò che potrebbe essere anche positivo, e quindi la tendenza della settimana prossima potrebbe essere
potrebbe essere quella che gli operatori si aspettino delle ulteriori notizie positive o troppo positive per la situazione attuale, per cui qualsiasi notizia, anche se leggermente positiva, verrà vista in qualche modo, tra virgolette, negativamente, e così diciamo da far sì che gli operatori di mercato maturino la convinzione che sia arrivato il momento di smobilitare le varie posizioni che si hanno al rialzo. E da questo punto di vista, quindi, i target immediati che abbiamo dato, abbiamo visto da quali punti mettersi al ribasso, cioè più o meno dai livelli attuali, ma per quanto riguarda invece i target di arrivo sul cross euro-dollaro, abbiamo detto che il target potrebbe essere il primo target attorno a 1,2690, 1,2680. Per quanto riguarda l'indice standard del Poor's 500, il primo target potrebbe essere attorno ai 1490-1475. Per quanto riguarda invece l'indice italiano, il FTSE MIB 40, il primo target potrebbe essere almeno attorno al minimo fatto registrare la scorsa settimana, cioè attorno di nuovo ai 15,3. Se poi questi livelli dovessero essere violati abbastanza agevolmente, è da tenere che da quel livello in poi ci potremmo aspettare ancora un ulteriore 3-4% di ribasso sull'indice italiano, e per poi arrivare invece sull'indice standard e pure a un livello di 1450, e così sul cross euro dollaro arrivare fino a un livello di 1,2475-1,2450. Sull'oro invece da monitorare molto attentamente il livello del minimo mensile di febbraio, cioè 1554 dollari l'oncia, e il minimo degli ultimi 3 anni a 1526 dollari l'oncia. Se questi livelli dovessero essere perforati con decisione, e vi dovesse essere un dovessero essere perforati per più giorni, e quindi più o meno permanere al di sotto di quei prezzi, allora vuol dire che lo scenario sull'oro è cambiato, quindi il trend sull'oro è effettivamente di lungo periodo. A quel punto, dopo 13 anni, effettivamente sarà orientato al ribasso. Quindi a quel livello liquidare le posizioni o quantomeno coprirsi con delle opzioni al ribasso sull'oro. È chiaro che questo discorso va fatto sull'oro finanziario, mentre sull'oro fisico diciamo che è sempre conveniente tenere una percentuale tra il 5 e il 7% del patrimonio, ma chi compra oro fisico in qualsiasi momento l'abbia comprato, per me deve considerarlo come un acquisto fatto rispetto all'avversione, rispetto alla, alla, come un'assicurazione fatta rispetto a un crollo sistemico, a un'incapacità del sistema politico-finanziario di risolvere i problemi. Per cui a quel punto quell'oro serve solo come possibile merce di scambio in un sistema, in un momento in cui il sistema potrebbe non essere completamente, non potrebbe completamente rispondere a tutte le esigenze degli operatori e potrebbe creare grossa incertezza. È ovvio che in quel caso non interessa il prezzo a cui è, ma interessa averlo fisicamente nelle disponibilità per eventualmente poi poterlo trattare se dovesse accadere qualcosa. Viceversa, meglio ancora se non accade nulla di ulteriormente straordinario rispetto ai tempi già straordinari che stiamo vivendo, avremo comunque una risorsa di ricchezza, una riserva, una parte del nostro patrimonio in oro, che magari potrà anche scendere, ma è una parte del nostro patrimonio che compenseremo con altri. Però è una forma di assicurazione che abbiamo sempre lì a disposizione rispetto agli eventuali salti del sistema che non siano in qualche modo gestibili dalla politica. Quindi siamo in tempi straordinari e purtroppo dobbiamo aspettarci anche queste possibilità. Bene, siamo ormai al termine anche di questa puntata, e non mi resta che lasciarvi una buona serata, non prima, come sempre, di ricordarvi che per qualsiasi informazione, o se avete delle curiosità, o se in particolare volete sapere qualche cosa di interesse, in particolare qualche investimento interessante, o qualche cosa che voi ritenete interessante, avete delle curiosità che vi volete togliere, tranquillamente potete scriverci alla email della Web TV e
che mi sarà, l'email mi sarà girata, io prontamente o in trasmissione o in via privata, a seconda delle situazioni, vi risponderò. È chiaro che la nostra è una trasmissione di informazione finanziaria e tutto ciò che si dice in questa trasmissione è solo un'indicazione di massima, assolutamente non è una consulenza finanziaria volta a qualche persona in particolare, né tantomeno al pubblico indifferenziato, e così anche le richieste e le curiosità che ci verranno proposte non saranno svolte come consulenza finanziaria, ma semplicemente saranno da raccogliere come informazioni che si mette a disposizione da parte di chi ha passione per questo argomento e quindi mette a disposizione del pubblico quel po' di conoscenza che gli è possibile. Ancora grazie, vi lascio una buona serata e arrivederci fra 15 giorni. Buonasera a tutti.